Buongiorno ragazzi, buongiorno che come già successo più volte in questo periodo, buongiorno non è. Allora, so che magari molti si aspettavano un video dove io come dopo la partita d'andata iniziavo ad inveire contro giocatori, allenatore, tutti quanti. Non è quel tipo di video, nel senso che, vabbè, sulla partita poi c'è in realtà poco da dire. Ci sono tante altre cose da dire che stanno un po' intorno alla partita, ma le dico tutto sommato non con tranquillità, ma con amarezza. Detto questo, la premessa doverosa è fare assolutamente i complimenti all'Inter, perché poi mi dite che non sono sportivo e invece io tento sempre di esserlo. Poi sono un tifoso focoso, come so che anche molti di voi sono. E quindi non potete pretendere che durante una live reaction o durante comunque un momento concitato uno sia lucido per poter esprimere in maniera oggettiva delle cose a favore o non a favore di una o dell'altra squadra. Semplicemente si fa il tifoso. Poi il giorno dopo, i giorni successivi, si metabolizza e si fa un discorso più ragionato. Fermo restando che io sono ancora molto intriso appunto di questa amarezza dopo questa partita, provo comunque a fare un'analisi oggettiva per quanto mi riguarda o per quello che io penso. Innanzitutto appunto quindi complimenti a una squadra che ha meritato in maniera netta nel doppio confronto di passare questo turno. Non c'è mai stata neanche discussione, non ci può essere protesta o rammarico di nessun tipo, se non imputabile a noi e a quello che noi potevamo fare di più e non abbiamo fatto, ma l'Inter insomma ha dimostrato una superiorità netta in campo, netta nei cambi, netta nella gestione tattica dell'allenatore della partita, delle partite anzi, andata dove ci ha colpito subito perché sapeva che colpendoci subito ci ammazza mentalmente perché noi li soffriamo parecchio e puntualmente è stato fatto da piano proprio partita e nella partita di ritorno ha controllato il vantaggio perché poi è anche vero che appunto l'Inter nonostante sia stata anche pericolosa ieri comunque ha giocato per controllare il vantaggio già acquisito ed ha comunque vinto. Cioè, la cosa assurda è che non si è riusciti manco a vincerla sta partita. Non si è riusciti manco a dire, vabbè, non dico fare due gol, portarla ai supplementari, ma almeno vincerla. Un 1-0, fare un golletto all'Inter. No, in quattro derby, negli ultimi quattro derby, zero gol segnati da parte del Milan. Quindi cosa c'è da dire se non che la qualificazione sia meritata? Quindi, nulla da togliere all'Inter. Quando io faccio i miei ragionamenti, poi vabbè, so che comunque alla fine la maggior parte di persone assennate, anche interiste che mi seguono, sanno, capiscono benissimo i discorsi e non c'è neanche bisogno di stare ogni volta a precisare. Poi c'è una categoria che viene solo per insultare, a prescindere quella purtroppo. Ci si può fare poco perché tanto il video neanche lo ascolta. Però io quando faccio poi dei discorsi, in realtà sulla mia squadra, non è che vogliono essere a minimizzare poi quello che fanno gli altri. Io è un canale di un tifoso milanista, quindi ovviamente l'analisi poi la faccio su di noi e su quello che noi di meglio avremmo potuto fare. Questo non toglie nulla all'Inter che, ripeto, ha meritato ampiamente questa qualificazione e non solo. Poi, insomma, se Pioli da quando è arrivato ha perso 9 derby a Milano, evidentemente come affrontare l'Inter non l'ha capito, o comunque l'Inter c'è stata sempre superiore, quindi c'è poco da dire. Io ecco, mi permetto di a questo punto però di dare una svolta a questo discorso e di dire ok, perché però il divario è diventato così ampio? Nel senso che, per l'amor del cielo, noi abbiamo sempre sofferto l'Inter proprio secondo me come modo di giocare, nel senso che a livello proprio tattico non abbiamo mai capito come prendere delle contromisure. Questo l'ho già detto alla partita d'andata, lo dico ogni derby ed è ancora così, ma perché? Perché poi ci arriveremo, ma Pioli, insomma, alla fine fa sempre le stesse scelte, fa sempre, cioè, entra in campo sempre nello stesso modo, quindi devi sperare che ti vadano bene gli episodi, come poteva magari anche ieri andarci bene l'episodio di quel gol poi divorato da Brahim Diaz, ma rimane il fatto che comunque tu te la giochi sempre allo stesso modo, rischiando sempre tantissimo, facendo sempre l'uomo contro uomo e non adottando nessun tipo di contromisura per sorprendere Inzaghi. Quindi comunque partiamo da un presupposto che è quello lì. Poi però, secondo me, io penso che sia evidente che
questo divario che c'è nello scontro diretto con l'Inter, che mi potete anche dire c'era già l'anno scorso, perché in effetti già l'anno scorso, soprattutto il derby di ritorno, perché il derby d'andata tutto sommato andò a folate, me lo ricordo abbastanza equilibrato. Il derby di ritorno fu un derby dove invece riuscimmo a vincere l'anno scorso, però soffrendo parecchio. Però il divario era più sottile, abbiamo peggiorato e abbiamo aumentato il divario che c'è tra noi e loro, nel senso che ieri sembrava davvero, ieri come nella partita d'andata, come negli ultimi derby, di vedere due squadre di categorie diverse. E sono anche dispiaciuto che comunque in mondovisione tutti abbiano visto una squadra a consegnarsi così per manifesta inferiorità, perché comunque era una semifinale di Champions ed era un punto, un livello tale che noi come squadra Milan non siamo preparati per affrontare. Ma dove sta poi il problema? Il problema sta a monte, nel senso che io, come ve l'ho detto mille volte, ognuno poi ha le sue opinioni, io non credo al miracolo, al fuoco di paglia, al culo. Io penso che nello sport, come ho detto ormai 100 volte, ma lo ribadisco perché è un concetto importante, ma tanto so che a molti non entra in testa e quindi vabbè, pazienza. Comunque, per arrivare a certi livelli nello sport, come in qualsiasi tipo di lavoro, ci vuole programmazione, ci vuole un lavoro fatto in un certo modo, con una strategia. Non si arriva all'obiettivo per caso, in nessun ambito. Quindi, questo perché non mi piace poi chi vuole sempre minimizzare e togliere i meriti. Come per dire, l'Inter ha dei meriti se è arrivata in finale di Champions, a prescindere dal percorso che ha avuto, dalle squadre che ha affrontato. Non ci arrivi mai per caso, vuol dire che delle cose buone le hai fatte, le fai. Poi puoi sopperire alla qualità in più che ha un avversario, appunto con l'intelligenza, con la tattica, ma sono comunque meriti che hai. Però noi, secondo me, avevamo aperto un buon ciclo con Pioli, ve l'ho già fatto questo discorso. Diverso è se io vi ho parlato di ciclo Pioli, per quello io ho parlato di un ciclo suo che stava finendo, non del ciclo del Milan. Il ciclo del Milan poteva per me essere molto più lungo, poteva comunque aprirci col percorso che abbiamo fatto in questi anni, che ci ha portato dall'Europa League alla vittoria di uno scudetto, a una semifinale di Champions, quindi comunque un buon percorso di crescita, però che secondo me non è stato supportato dagli investimenti. Cioè, c'è poco da dire, non è stato supportato dalla società, dalla vicinanza della società in generale. La crescita sportiva e quindi l'ambizione sportiva non è stata supportata da quello che poi è la linfa della crescita di qualsiasi società sportiva o in qualsiasi altro ambito, che è l'investimento. In nessun ambito tu puoi crescere e ambire a un livello superiore se non fai l'investimento. Cioè, devi essere davvero miracolato a quel punto lì, ma neanche. Perché purtroppo lo sappiamo benissimo, l'investimento è alla base di qualsiasi vittoria, che sia economica, che sia sportiva, che sia di qualsiasi tipo. Purtroppo questo non c'è stato e l'avvisaglia, diciamo il punto focale, il turning point è stato l'estate scorsa, quando vi ricorderete che Maldini ha firmato il suo rinnovo all'ultimo giorno possibile, facendo sfumare gli obiettivi Botman e Renato Sanchez, che sarebbero stati quei due giocatori sicuramente un po' più in linea per poter andare a inspessire il progetto, per poter comunque continuare sulla linea che avevamo intrapreso, e ha puntato, dopo aver firmato, su una sola fish, che è stata De Ketelaere, perché tutto il resto è stato un contorno che poco ha portato. Forse alla fine abbiamo scoperto un buon difensore che è Ciao, però rimane il fatto che tutto quello che abbiamo fatto sul mercato si è rivelato sbagliato. Ma come diceva giustamente anche il mio amico Benny chiacchierandone ieri, una squadra che appena poi vince lo scudetto rinnova Messias vuol dire che non ha davvero le intenzioni di fare degli investimenti migliorativi a livello sportivo. È una squadra che si crogiola nello stare lì, nelle poche idee che ha, nelle poche possibilità che ha, e prova a rimanere lì in qualche modo, tentando di spendere il meno possibile e investendo tutto su quella fish che si è rivelata sbagliata lì, anche probabilmente per, dico inesperienza, però sicuramente anche nella gestione appunto del mercato e di tutto quanto, e quindi
che ci ha portato a strapagare un giocatore che comunque aveva la sua esperienza Champions, che è De Ketelaere, perché poi ricordiamoci che è vero che giocava in un campionato minore, ma è anche vero che aveva già giocato in Champions con personalità, era un giocatore che comunque sembrava avere determinate doti, e ci abbiamo scommesso. Poi nel calcio sappiamo che per mille motivi queste scommesse possono andare bene, possono andare male, ma da lì è iniziata la nostra fine. Ieri ha fatto specie anche Maldini, dicendo noi potevamo tranquillamente, era probabilmente anche meno oneroso andare a investire su Dybala, ma non era quello che voleva la nostra società, perché loro vogliono investire su giocatori giovani che ti possono garantire una crescita e un futuro più a lungo termine. Però alla fine, parliamoci chiaro, di tutto questo a noi viene in tasca poco, perché noi tifosi, di tutti i discorsi di cui ci hanno riempito la testa, ce ne facciamo poco, perché noi tutto questo fatto di dover investire sui giovani, rifiutare di pagare degli ingaggi di un certo tipo, avere i conti in ordine, ma a voi adesso molto sinceramente interessa qualcosa? Perché io sono stato il primo che mi sono sempre fatto un po' riempire da queste parole della società, perché poi le senti continuamente, senti dire noi comunque abbiamo fatto un progetto in ordine, un progetto giovane, un progetto tutto quello che vuoi, insomma, e però poi riusciamo anche a raggiungere il risultato sportivo. Allora lì ti dico vabbè, bravi. Però nel momento in cui poi l'Inter comunque, comprando una serie di parametri 0 over 30, poi vince, a quel punto lì, e noi invece facciamo questa caduta libera ingiustificabile per una squadra che è arrivata a vincere lo scudetto, a quel punto lì dico ma a noi interessa davvero questa sostenibilità finanziaria? Perché poi io non vedo che l'Inter, o adesso l'Inter perché stiamo parlando di questa partita, ma potrei citare altre mille squadre, io non vedo che poi hanno davvero delle conseguenze dovute al fatto di avere un bilancio in rosso piuttosto che, e quindi sinceramente, per quanto possa essere importante per i dirigenti, per chi si occupa di queste cose, a noi tifosi interessa davvero qualcosa? Perché a me sinceramente interessava vincere la partita di ieri, come dice Maldini, approfittare del momento, perché sei finito lì, anzi sei finito lì prima di quanto potesse essere immaginabile, sei arrivato a un determinato livello senza che tu avessi davvero una rosa adatta per competere a quel livello lì, quindi è lì che, come dice lui, devi investire, devi approfittare del momento. E anche il fatto che lui continui a ripeterlo in conferenza significa che comunque ci sono delle visioni diametralmente opposte tra lui e la dirigenza, quindi che qualcosa già non funzionava dall'inizio, che il pesce puzza dalla testa. Siamo in mano a una società che fa investimenti e che l'unico obiettivo che ha è quello di prendere il Milan, di tenerlo con i conti in ordine e di rivenderlo a un prezzo superiore, punto. E purtroppo noi tifosi ne paghiamo le conseguenze, perché poi alla fine noi tifosi di tutti questi discorsi di cui ci hanno riempito la testa interessa poco, cioè a noi interessa gioire perché la nostra squadra vince. Invece ci hanno insegnato e ci hanno immesso nella testa continuamente queste informazioni per le quali noi dovremmo essere contenti di avere un progetto sostenibile. A me sinceramente il progetto sostenibile non frega nulla, perché nel momento in cui poi vedo che l'Inter con un progetto meno sostenibile comunque vince e non gli succede niente in tribunale, sinceramente a me della sostenibilità non frega nulla, non frega nulla. Perché se tu potevi davvero prendere Dybala, perché non l'hai preso? A questo punto, con la squadra che avevamo, un Dybala in più, un Botman in più, un Renato Sanchez in più, capite che è diverso il discorso? Capite che è molto diverso? E non serviva fare cose incredibili per poter arrivare a quel punto lì. Serviva semplicemente fare quello che tutti fanno, cioè far corrispondere ad una crescita sportiva che c'è stata ed è innegabile anche degli investimenti economici adeguati. Perché adesso la cosa che a me fa più male, e non mi interessa appunto magari il tifoso avversario medio che viene a commentare solo per perculare, ma è un discorso più che faccio per noi milanisti e per chi in generale ha voglia di parlare di queste cose, di parlare di calcio. La cosa che mi fa più male è prestare il fianco a chi appunto si mette a dire che la nostra vittoria è stato un caso, che siamo un gruppo scarso ed eccetera eccetera eccetera.
perché poi nel calcio, come sempre dico, come ripeto mille volte, questa è la milleunesima volta che lo dico, c'è sempre la memoria corta, c'è sempre un po' dare dei giudizi basati sulle emotività del momento, quindi come al solito fino a qualche giornata fa di campionato per i tifosi dell'Inter Inzaghi era da esonerare, l'Inter era una squadra mediocre, adesso si è ripresa, ha vinto un tot di partite, è arrivata anche in finale di Champions oltre che in finale di Coppa Italia, Inzaghi è un idolo, l'Inter è fortissima, quindi capite che c'è questo, non per sminuire, ripeto, perché preciso sempre perché poi vengo sempre travisato, ma per dirvi che poi i discorsi sono sempre relativi. L'anno scorso il Milan è stato esaltato per il percorso che ha fatto, quest'anno il Milan è una squadra scarsa, ma non è così, non è così, semplicemente il Milan è una squadra che ha dei buoni giocatori, ma ha 11 buoni giocatori con qualche individualità particolarmente di spicco, ma in realtà io oltre Teo, Maignan, Leao, penso che comunque anche i vari Tonali, Tomori, lo stesso Chao che abbiamo scoperto quest'anno, Giroud che comunque è un giocatore abituato a giocare le finali di qualsiasi competizione, quindi non l'ultimo Pirla, sia comunque una squadra che nei suoi 11 non è male. Il problema quest'anno si riconduce a tutto il discorso che ho fatto nel lungo discorso iniziale di questo video, ha portato Pioli a usare sempre gli stessi giocatori, ad affidarsi sempre al suo gruppo di 11-12 giocatori, che poi ovviamente vengono spremuti, perché poi sono già, cioè già l'anno scorso bene o male l'ossatura della squadra era quella, e l'hai spremuta facendola giocare a un certo livello atletico, a una certa velocità, a un certo ritmo. Quest'anno se tu non hai le riserve adatte per poter fare la duplice competizione, capite che la squadra implode, la squadra ha bisogno di mettere dall'esterno un qualcosa per continuare a mantenere il livello e a crescere, non puoi pensare di affidarti sempre agli stessi, di spremerli fino a che esce un po' di succo, cioè prima o poi il succo non esce più, cioè prima o poi ne paghi anche dazio di quella roba lì. Poi adesso, perché poi mi sono dilungato un sacco su questo discorso, perché poi mi prendo da ste robe, ma poi c'è tutto il discorso, ovviamente tralasciando gli investimenti, discorso di gestione tattica sportiva di Pioli. Io penso che ormai sia inevitabile dire che il ciclo di Pioli sia finito, e sinceramente aveva ragione chi diceva che voleva la testa di Pioli già a gennaio, perché comunque io vi ricordo che noi le avvisaglie le avevamo già avute un po' nel girone d'andata, dove comunque vivendo un po' di ricordi dell'anno precedente siamo riusciti comunque a mantenerci in scia. Poi dopodiché da gennaio in poi è stato un disastro, abbiamo avuto una media da retrocessione in campionato, da retrocessione ragazzi, una squadra sfilacciata, lunga, anche ieri che dovevamo recuperare il risultato eravamo lunghi, lunghissimi, non avevamo schema, non avevamo idea offensiva, abbiamo preso un gol che io penso che farsi perculare in quella maniera lì, cioè ma non parlo di essere a livello di semifinale di Champions League, ma neanche davvero in Serie B, Serie C, cioè Kalulu che è in marcatura, che sa che c'è l'uomo, poi se ne dimentica, se lo perde e Lautaro va da solo a tirare contro quattro dei nostri piazzati, cioè davvero lì ti viene da dire che ormai non c'è più nulla a livello proprio di idee, a livello tattico non c'è più nulla. Pioli si è presentato per l'ennesima volta a un derby con la stessa identica formazione senza cambiare mai nulla, era probabilmente difficile farlo ieri perché poi dovevi recuperare due gol, quindi subentra tutto un aspetto dovuto al fatto che devi essere offensivo e anche un aspetto mentale, ma nella gara d'andata comunque possiamo dire la stessa cosa, non c'è stata mai una scelta che ci ha sorpreso, non c'è stato mai qualcosa che ti ha fatto dire Pioli ha trovato una contromisura da utilizzare contro Inzaghi, no, sempre la stessa identica cosa, non ci sono idee, c'è un impoverimento, e perché poi la cosa interessante anche da dire è che comunque anche l'Inter ha perso diversi giocatori importanti e proprio qui sta la differenza, io vi invito a riflettere su questa cosa. Loro hanno perso, per fare un esempio, Skriniar, ma posso farvi altri nomi, ha perso Perisic l'anno scorso, ridi e scherza, loro l'anno scorso avevano un certo Perisic titolare che sembrava insostituibile, ancora andando prima avevano Hakimi, cioè hanno perso tanti giocatori importanti, eppure
Eppure avevano perso Lukaku, che era stato determinante, no? per lo scudetto di Conte. Cioè, comunque ne hanno perse tante di pedine importanti. Eppure Inzaghi, a cui bisogna solo fare i complimenti, è riuscito comunque a trovare sempre, sempre le contromisure. Sempre. Cioè, ragazzi, hanno messo Acerbi, al posto di Skriniar. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, e sono comunque riusciti a renderla una contromisura credibile. Cioè, loro giocano con una difesa che, sinceramente, a leggerla, non ti viene a dire, oh mamma, che squadrone l'Inter. Eppure, oh, nulla da dire. Cioè, sembra diventato Samuel Acerbi. È invalicabile. Acerbi, come Darmian, che fa il suo, come tutti gli altri giocatori che l'Inter ha messo in maniera funzionale nella squadra. È mancato Brozovic per tanto tempo. Inzaghi è stato bravo a inventarsi Calhanoglu play, ma il Milan, che io ricordi, non ci ha mai giocato. Al massimo veniva messo esterno, che non lo può fare, che infatti è l'unico ruolo che non può fare. Noi giustamente al Milan gli facevamo fare anche quello. Quindi, come vedete, le contromisure si possono trovare. La scusante di dire siamo una squadra limitata è la rosa di qui di lì, sicuramente tutto il discorso che avevo fatto all'inizio è valido, nel senso che poi gli investimenti, ripeto, non sono stati sufficienti. Poi io non so quanto sia stato concordato con Pioli, perché poi anche determinati acquisti mi sembra che vadano anche contro quelle che sono le idee di gioco di Pioli, nel senso che, per fare un esempio, abbiamo confermato Pobega, che ci sta perché era nostro e quindi ci sta a valorizzare una risorsa nostra anche per poterla magari monetizzare in futuro, ma anche semplicemente perché, essendo cresciuto da noi, ne abbiamo persi già tanti di talenti nella nostra del nostro vivaio, quindi ci stava. Però poi voglio dire, è una mezzala, quindi c'è, è comunque un giocatore che nel nostro contesto di gioco non ci azzecca nulla, e comunque non è stato valorizzato da Pioli, perché ripeto, le sue migliori prestazioni nel nostro modulo le ha fatte giocando falso trequartista. Quante volte ha giocato lì? 3 volte forse? A voi poi le conclusioni. De Ketelaere è stato davvero, cioè abbiamo tentato davvero di valorizzarlo, perché è stato sì l'investimento per eccellenza del nostro mercato, però come vedete poi le intenzioni della società non vanno di pari passo con quelle dell'allenatore. Cioè, nel senso, se tu decidi e mi dici per noi era facile andare su Dybala, potevamo andarci, ci costava anche meno, però non era in linea con quello che la società vuole fare, quindi abbiamo deciso di andare su De Ketelaere, di prendere un profilo giovane, eccetera eccetera eccetera, mi può anche star bene come discorso. Ma poi perché allora questo non fa un minuto né all'andata né al ritorno di una semifinale di Champions? Per cosa l'hai preso esattamente De Ketelaere? No, perché ieri, voglio dire, i primi cambi sono arrivati dopo il 70esimo, dopo che giustamente avevamo subito gol, nonostante noi tutti, che almeno, ma immagino anche voi, che stavamo guardando la partita, urlavamo che doveva già farli da tempo i cambi, ma perché era palese, c'era Diaz e Messias che erano inguardabili, ma già dal primo tempo. Diaz ha perso una quantità di palloni infinita, non regge uno scontro fisico, non è un giocatore che può giocare a questo livello, mi spiace, è un giocatore che io mi terrei giusto come riserva, invece è stato messo nonostante il derby d'andata pietoso, e ha fatto un derby di ritorno ancora peggio, non ha vinto uno scontro fisico e ha sbagliato anche l'unico episodio che poteva, nonostante non ci fossero grossi meriti da parte nostra, poteva cambiare la storia di questo derby, perché comunque, a prescindere da tutti i discorsi fatti, se tu quel gol lo segni, magari cambia la storia del derby, magari riesci comunque a mettere un po' di paura all'Inter. Sappiamo poi quanto l'aspetto mentale, a prescindere dai valori in campo, possa essere determinante in questi casi. Però hai fatto di nuovo quella scelta lì. E ripeto, De Ketelaere è stato davvero valorizzato, secondo me è stato gestito in maniera pessima, non protetto dalla società, arrivato come se dovesse essere il Messi della situazione che doveva risolvere tutti i nostri problemi, e messo lì con un carico di responsabilità incredibile dovuto anche alla trattativa estenuante, la telenovela che è durata tutta l'estate, e poi alle minime difficoltà è stato messo in panchina. E io dico, poi soprattutto, se tu hai deciso di fare quel tipo di investimento lì, mi dici io non prendo Dybala perché voglio investire su questo ragazzo per il futuro, ok, però allora me lo devi far giocare almeno qualche minuto nel doppio scontro Champions, perché sennò allora capite che Pioli va da una parte e la società va dall'altra. Cioè, la società dice ok, prendo dei giovani promettenti perché voglio valorizzarli, e allora l'allenatore cosa dovrebbe fare? Farli giocare, metterli nelle condizioni di esprimersi. Comunque ragazzi,
avremo modo di parlarne ancora. Adesso io sono arrivato e niente, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire. Pian piano le andremo a sviscerare nei prossimi video. Fatemi sapere, come al solito, qua sotto cosa ne pensate, che risponderò a un po' dei vostri commenti. Ciao a tutti, ragazzi.